Quasi la metà dell'acqua che dalla sorgente arriva nelle nostre case viene sprecata. È ancora emergenza idrica nella provincia di Pescara e in quella di Chieti. Al centro delle polemiche vi è ACA, la società che rifornisce 110.000 famiglie pescaresi e 22 dei comuni delle due province. E questo è il risultato delle reti idriche vetuste su cui tarda la manutenzione. Il PD chiede trasparenza sui numeri e punta il dito contro la governance della società per azioni. E purtroppo ci sentiamo soltanto rispondere che il problema è la siccità, ma noi non crediamo che il problema sia solo la siccità, anche se è un problema naturalmente che c'è stato, è un problema legato anche alla dispersione di acqua. Noi oggi con un'operazione trasparenza vogliamo chiedere ad ACA sostanzialmente una cosa: quanta acqua si disperde tra la sorgente e la rete di distribuzione e quanta se ne disperde all'interno della rete di distribuzione. Ci risulta, indagine Istat del 2019, che nella provincia di Pescara si perde circa il 45-50% di acqua. Noi vogliamo capire che cosa è stato messo in campo fino ad oggi, perché dalla lettura di alcuni atti di cui siamo venuti in possesso due giorni fa, e parliamo dei verbali del Consiglio di Amministrazione di ACA, c'è una grande crisi di liquidità da parte di ACA nel secondo trimestre, dovuto naturalmente alla pandemia, e nel terzo trimestre una previsione nefasta legata al problema della siccità. In questa situazione ACA delibera di sottoporre ai sindaci il raddoppio delle figure del direttore generale, cosa incredibile, non un direttore generale, due concorsi per dirigenti e l'allungamento di una figura professionale che si occupa di gare, che avendo compiuto i 67 anni di età, l'ACA si rivolge ad un avvocato, parere legale, questa persona può rimanere in servizio oltre i 67 anni di età se è dichiarata infungibile come funzione, e il Consiglio di Amministrazione, dopo aver letto il parere, nella stessa seduta dichiara quel dipendente infungibile. Ci sembra una situazione assurda, noi vogliamo un ente che distribuisca acqua e non pane, e per questo chiediamo naturalmente ai sindaci del territorio di far sentire la loro voce.